Buongiorno amici di Nova News 24, Blanco distrugge il parco di Sanremo, una gag finita male, Amadeus si arrabbia, non doveva fare quello che ha fatto, Amadeus rivela cosa è successo durante l'esibizione di Blanco al Festival di Sanremo, in realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, nessuna gag, protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2023, il giovane cantante Blanco che è tornato sul palco del Radisson dopo la vincita con Mahmood proprio l'anno precedente. Nel corso della serata poi Blanco doveva presentare il suo nuovo singolo L'Isola delle Rose, ma qualcosa non è andato come da programma, non riuscendo a sentire bene la sua voce in cuffia per problemi tecnici, Blanco ha iniziato a distruggere le composizioni floreali presenti sul pacco tra i bu proprio dei fischi. Intanto proprio Blanco ha chiarito in seguito la faccenda dicendo che non mi sentivo in cuffia, non sentivo la mia voce, la musica è la musica, volevo comunque divertirmi, ha detto il giovane cantante cercando di giustificare il suo gesto. Secondo molti si è trattato di uno sketch ben organizzato, visto che i musicisti hanno continuato a suonare come se niente fosse. La reazione di Amadeus è stata molto contenuta, ma Amadeus proprio dopo la puntata si è collegato con Viva Radio 2, Fiorello gli ha subito chiesto chiarimenti su quanto successo con Blanco sul palco, ma il conduttore e il direttore artistico ha rivelato che si è trattato di un fuori programma. In realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, doveva fare qualcosa, non i fiori, tipo rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo cosa stesse accadendo, come accade con Bugo e Morgan, poi sono dovuto intervenire, lì ho deciso di non intervenire, poi mi hanno buttato dentro e mi hanno detto vedi come fare. In molti però hanno notato molte somiglianze con il video ufficiale dell'Isola delle Rose. Intanto amici di Nova News 24 continuano a dire che era un fuori programma, uno sketch organizzato. Non sappiamo in realtà quale dei due potrebbe essere. Il gesto di Blanco è stato comunque duramente condannato sui social. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate del gesto di Blanco e seguiteci sempre su Nova News 24.